Una bocciatura senza se e senza ma. È impietosa l'analisi del Partito Democratico sul primo anno di amministrazione comunale a Giarre. Un'operazione verità, così viene definita in contrapposizione agli sbandierati annunci del primo cittadino Roberto Bonaccorsi, a cui secondo il PD non corrisponderebbero le azioni concrete. Oltre ai rappresentanti democratici cittadini ci sono anche gli onorevoli Giuseppe Berretta, Luisa Albanella e Salvo Andò, oltre al coordinatore provinciale Enzo Napoli. E Salvo Vitale ad aprire il lungo elenco di criticità, partendo da quelle rilevate nell'ultima delibera dalla Corte dei Conti, che lo scorso 20 ottobre evidenzia un'assenza di programmazione ed una serie di criticità sulle procedure seguite nel secondo semestre del 2013 in merito a ben 110 affidamenti diretti, per i quali si profilerebbe, secondo i democratici, un danno erariale. Vitale si sofferma anche sulla pesante tassazione, sulle penali pari a circa 1.200.000 euro per i mancati pagamenti delle fatture Enel, sul servizio Wi-Fi pagato profumatamente ad un'azienda cese e mai entrato in funzione, ma anche sulla raccolta differenziata, non ancora avviata, ma già a carico della collettività per ben 1,5 milioni di euro. E poi il consigliere comunale Tania Spitaleri a proseguire l'affondo. Atti non parole, cito testualmente il sindaco Bonaccorsi. Mi pare che a seguito di una serie di annunci, rifiuti, differenziata che già comincia nel peggiore dei modi, riorganizzazione degli uffici e dei servizi, a un anno e mezzo non è accaduto niente, trasparenza, assenza assoluta di trasparenza, assenza di interfaccia tanto con le istituzioni quanto col mondo associativo e con i cittadini, rapporto diretto con la città, quale ricevimento, quale propensione all'ascolto, una giunta che decide spesso sganciata dall'organismo assembleare, anche sulle questioni che erano il faro, no, del professionista, del tecnico prestato alla politica. Bonaccorsi non abbiamo visto assolutamente, al di là dell'approvazione del piano di riequilibrio che comunque ci consegna 10 anni lacrime e sangue, non abbiamo visto cambi di passo, abbiamo visto qualche spreco che ha nomi e cognomi, abbiamo visto affidamento di incarichi all'esterno, abbiamo notato appalti di servizi all'esterno con gli uffici operanti, di questo ne parleremo durante le prossime sedute di Consiglio Comunale. Abbiamo visto che spesso e volentieri tutta quella storia che si è criticata sui palchi invece viene ripercorsa in un solco che è quello spesso della continuità.